Vasco Rossi, il cantante di Zocca per eccellenza, avrebbe presentato nei suoi diversi canali social una piantagione di cannabis legale dell'azienda Breeders of CBD di Andrea Piccinini. Un reportage dal punto, diciamo così, di vista più intimo del famoso cantante di Zocca in provincia di Modena, che in qualche maniera può essere considerato come qualcosa di utile e di straordinariamente bello. In particolare, Vasco Rossi avrebbe detto: vi faccio visitare una piantagione di cannabis legale, quella senza THC, senza effetti collaterali, di sballi strani, ma soltanto curativa. Le piantine crescono, così avrebbe poi terminato il suo discorso il buon Vasco Rossi dinanzi ai relativi titolari. Insomma, un Vasco Rossi utilmente dispiegato quello che si è visto in questo breve ma intenso video presente nel web, che va a presentare per l'appunto una piantagione di cannabis, non qualunque, ma una piantagione di cannabis legale, quindi che può essere, diciamo così, data e offerta agli esseri umani, in quanto non ha la presenza di THC. Un saluto caro a voi, esimi utenti di YouTube. Questo video non vuole ledere la privacy di Vasco Rossi né della sua famiglia, ma solo informare eventuali persone. E ancora a voi un saluto caro da Leandro, narratore italiano.